In ultime conversazioni, il libro intervista di Peter Seval del 2016, di cui vi ho già parlato, mi sembra, l'intervistatore chiede a Papa Benedetto, gli dice: ma anche lei sulla sua strada ha trovato un corvo come San Benedetto, perché Paolo Gabriele è stato definito il corvo, no? Rifacendo il verso a, come si chiama, Wikileaks. E a chi era che veniva nominato il corvo? Insomma, uno di questi che hanno tradito, diciamo così. E Papa Benedetto dice: sì, effettivamente, anche io ho trovato un corvo come San Benedetto. Vado a vedere subito, perché quando si parla di leggende, simboli, animali, piante, eccetera, bisogna sempre andare alle fonti. E scopro che il corvo era amico di San Benedetto. Infatti, i suoi confratelli lo volevano avvelenare perché aveva inasprito la regola. E gli avevano servito un pane avvelenato. Allora questo corvo gli strappa di bocca il pane avvelenato e lo salva. E poi, diciamo, questa cosa mi ha già messo sull'avviso, ma poi ho letto una frase, dice: ma non so chi gliel'ha detto di fare questa cosa, forse ha avuto un amico che gliel'ha suggerito, ma non l'hanno mai trovato. Allora, col senno di poi, Paolo Gabriele ha fatto un lavoro provvidenziale perché, dando alle stampe i carteggi privati di Papa Benedetto, ci ha consentito di conoscere il mordicomplotto per ucciderlo, le quattro lettere dei prelati che si lamentavano dello strapotere del cardinale Bertone, segretario di Stato, e quindi ci ha dato modo di conoscere una realtà di ammutinamento e di esautoramento di Papa Benedetto, che veniva ormai tenuto come semplicemente un uomo simbolo da piazzare nelle cerimonie pubbliche, ma non aveva più alcun potere effettivo. E quindi io sono persuaso, è una mia idea, sono persuaso che lo stesso Papa Benedetto abbia chiesto a quel sant'uomo di Paolo Gabriele di sacrificarsi per fare questa cosa, perché lui non avrebbe mai potuto dare alle stampe o divulgare questi segreti, no? Però un maggiordomo che impazzisce e dà ai giornalisti questo materiale è servito allo scopo, è servito allo scopo. Tant'è che poi l'ha graziato dopo 2 mesi di carcere abbastanza morbido, lo ha graziato e lo ha continuato a far lavorare in Vaticano. Quindi io credo che la storia rivaluterà moltissimo la figura di Paolo Gabriele. Chiedo Grazie. se puoi dire Prego. chi è esattamente Gabriele, perché magari non tutti hanno Sì, Paolo immediatamente Gabriele era il piccolo. maggiordomo di Papa Benedetto, figlio di un esponente dell'Associazione Cattolica, una persona molto pia, molto fedele, era già stato, se non ricordo male, maggiordomo di Giovanni Paolo II e poi passa alle dipendenze di Papa Benedetto. È morto qualche anno fa, poverino, di cancro. E appunto credo che la storia si dovrà levare il cappello davanti a lui.